devono trovare. E un ultimo elemento importante, si parlava di, della riforma Barack Obama e la situazione americana. Proprio qualche tempo fa, grazie alla regione, al MES, un collega americano ha avuto un incontro con i direttori generali e proprio parlando, stanno discutendo, uno dei grossi elementi di resistenza nella realtà americana, che spende, prima si diceva noi spendiamo meno del prodotto interno lordo, abbiamo quasi mediamente un punto qualcosa rispetto agli altri paesi europei in meno. Se dobbiamo confrontarci con l'America abbiamo addirittura qualcosa come 5-6 punti di prodotto interno lordo in meno, cioè loro spendono qualcosa come il 12-12,5 del prodotto interno lordo per la sanità, pur avendo dei livelli qualitativi peggiori dei nostri, cioè i loro indici di mortalità sono peggiori dei nostri. Quindi non stiamo ragionando su indicatori fini, ma indicatori grossolani, la mortalità, insomma, quindi non sono cose da poco. Da che cosa deriva? Dal fatto che loro si ritrovano ormai in una situazione che dura da 20 anni, 30 anni, guardate anche lì, non è che non esiste il pubblico esiste, per esempio tutta la rete dell'assistenza per i militari è totalmente pubblica. Se avete notato, quando un presidente americano sta male, se va a farsi operare in un ospedale militare, non va a farsi operare in una clinica, eh? Cioè tutti i presidenti americani che sono stati male si sono fatti operare dagli ospedali militari, che sono ospedali per definizione di tipo pubblico. Il discorso del privato qual è? Che ormai c'è una compartecipazione di soggetti che fanno una grossa resistenza e diventa, secondo me, davvero un compito difficile. Cioè ormai all'interno delle aziende che producono, quindi sostanzialmente gli ospedali, che rappresentano più del 65% della spesa, l'ospedalità a fronte del nostro 48% sul bilancio complessivo, quindi noi investiamo molto sul territorio, sulla prevenzione rispetto all'America, pensate ad esempio tutta la parte di prevenzione per l'America è tutta quanta assolutamente privata e volontaristica, cosa che in Italia non è, ci sono i meccanismi di controllo. Però tornando a questo, quella cos'è? Che ci sono dentro tre soggetti diversi, con tre interessi sostanzialmente diversi, anzi quattro, sostanzialmente diversi, perché i grossi ospedali sono amministrati dalla proprietà privata intesa come gruppo di persone che hanno investito, dalle case farmaceutiche, no? Dalle case farmaceutiche produttrici di protesi e di presidi sanitari, dalle assicurazioni e dai gruppi finanziari. Immaginatevi la logica che c'è dentro. E come i consigli di amministrazione scelti a pagare. Poi tutta quanta la logica appunto dei consigli di amministrazione che esprimono interessi assolutamente diversi tra di loro, no, in una realtà come quella sanitaria in cui si dice proprio in maniera paradossale che una delle caratteristiche del medico è che in realtà il lavoro del medico dovrebbe essere è l'unico lavoro che uno dovrebbe pensare a non lavorare più, perché l'obiettivo è quello di non avere malattie, per cui no, il paradosso sta lì, no? Il medico dovrebbe lavorare per non avere più lavoro. Pensate a una realtà di questo genere, dove coesistono quattro interessi. Chiudo, ma per citare una realtà italiana in questo caso, il San Raffaele, che è un grosso istituto riconosciuto da tutti a livello internazionale, a Milano, eccetera, eccetera, che ha dovuto cedere tutto alle banche. Cioè San Raffaele come istituzione ha tenuto soltanto la parte relativa al laboratorio e la parte relativa alla didattica, tutta quanta la struttura del San Raffaele, stretto dai problemi legati al credito, sono stati costretti a cedere alle banche che hanno voluto entrare nel consiglio di amministrazione. Quindi la banca è nel consiglio di amministrazione del San Raffaele e il San Raffaele paga l'affitto di utilizzo della struttura alle banche. Questo per dirvi le situazioni che si possono creare e gli scenari che si possono creare in una realtà di questo genere, oltre a tutto il patrimonio storico di competenze, di esperienze che in questi anni credo che davvero questo tipo di realtà, di caratteristiche ha riuscito a produrre, e in moltissimi paesi ci invita.
Grazie. Qualche altro intervento, domanda? Io ho notato un po', ascoltando tutti gli interventi di stasera, che un pochino il filo conduttore, alla fine, per usare anche delle parole forti, parole che comunque debbono essere sempre tenute presenti nella democrazia e nella difesa della democrazia, è proprio l'eguaglianza. L'eguaglianza di fronte all'esercizio di un diritto fondamentale, quello all'assistenza sanitaria, sia per il fatto che tutti possiamo essere ugualmente malati. Io ricordo che subito dopo l'approvazione della riforma Bindi riguardo all'intramenia si parlava della possibilità, del resto non remota, che vi fossero cittadini di serie B e cittadini di serie A rispetto all'accesso alle prestazioni. Oggi la delibera che ha adottato l'assessore Rossi circa l'unicità delle liste di attesa, in particolare nel caso di ricovero per intervento chirurgico, credo siano state proprio adottate tenendo conto di qualcosa che effettivamente si è verificato con il tempo, che è stato constatato nell'osservazione reale. Di qui il compito delle aziende sanitarie di vigilare e di fare in modo che, di fronte al fatto di trovarsi malati, di fronte anche a una diversa capacità economica di esercitare un diritto, non vi siano più cittadini di serie B e cittadini di serie A. Così come anche, questo è invece un nostro impegno, un impegno più preciso per la politica, di riportare i grandi temi del riformismo proprio sui grandi ideali di eguaglianza, quelli che poi sono alla base di un sistema universalistico, un sistema che ancora oggi noi possiamo difendere rispetto agli attacchi eccessivi dei colossi della sanità. Pensate bene, qui concludiamo anche rispetto all'apertura sulla riforma sanitaria del sistema americano, che in quella democrazia, una delle maggiori e più compiute democrazie, qual è appunto gli Stati Uniti, circa 40 milioni di persone sono prive di assistenza sanitaria e sempre maggiore il divario fra chi ha una copertura a seconda dell'assicurazione o della forma di assicurazione alla quale è iscritto e chi è privo di assoluta copertura sanitaria. Ringrazio tutti quanti di essere intervenuti qui, l'assessore Rossi, dottor Porfido e Elisa Gori, assessore alla sanità del Comune di Certaldo. Grazie a tutti, buonasera.